fare questo libro. E io ho chiamato Edoardo, ho detto devo fare questa cosa, praticamente bisognava creare le condizioni perché io potessi stare lì ulteriormente, viaggiare e creare questo racconto. Lui ha visto, e l'inizio del libro non era neanche sul loro domore, io non conoscevo bene questa cosa, ne avevo sentito parlare, ma non pensavo che fosse né così presente e né così tragico come avvenimento, nel senso che non pensavo che avesse le dimensioni che poi ho scoperto avere, insomma. Una carestia artificiale voluta da Stalin per punirli, per punire le spinte indipendentiste, anche perché l'Ucraina era il granaio dell'Unione Sovietica e nel primo piano quinquennale Stalin doveva finanziare tutte le macchine e gli ingegneri che arrivavano per modernizzare l'URSS. E l'Ucraina doveva far parte di questa cosa, ma siccome l'80% era una nazione tradizionalmente contadina, molto florida, molto ricca, questi non aderivano alla collettivizzazione, quindi diventa la collettivizzazione forzata con una tragedia. Io non sono un giornalista e non so sebbene abbia dovuto per necessità utilizzare delle tecniche che sono proprio dei giornalisti. Ieri dopo cena è arrivato Fabrizio Gatti, che è una persona eccezionale che io stimo moltissimo, ne abbiamo parlato, no? Lui raccontava della necessità di farsi mosca per il giornalista, cioè scomparire dalla scena, vederla e non influenzarla, che è una cosa che io istintivamente ho imparato stando lì. Io scomparivo perché filmavo, fotografavo, ma non dovevo essere lo straniero che in qualche modo modificava una situazione, anche perché queste cose che io chiedevo erano delle confessioni, il racconto di una vita in pratica. Io andavo per la strada, ho pensato che bisognava capire come queste persone vivevano, avevano vissuto, che cosa era rimasto loro di questa dimensione, e andavo per la strada a fermare le persone che non conoscevo e a chiedere: mi può raccontare la sua vita? Sono successe delle cose pazzesche, io non ero abituato. Lo spostamento, tu Alberto lo conosci bene il fumetto, cioè lo spostamento era uno spostamento più o meno simile a quello degli impressionisti rispetto ai pittori precedenti, cioè uscire dallo studio e raccontare en plein air. Il libro rappresenta uno specchio di quello che è avvenuto. Serafima Andreevna non voleva parlare più di tanto e la sua intervista dura 8 pagine. Nicolai Vasilievich era un fiume in piena e la sua intervista dura qualcosa tipo 48 pagine. Sono lo specchio anche della reticenza che loro avevano e della paura che loro avevano. Questo è quello che lui ha raccontato e queste per me non sono personaggi, non sono simboli, sono veramente persone che poi ho disegnato. A me non piace fare disegni realistici, però per raccontare una persona che tu incontri non puoi giocare di fantasia, devi raccontare com'era veramente questa persona, come era vestita, come si muoveva, se è possibile, se sei capace. Questo è il metodo che io ho utilizzato e questo libro racconta come suo tentativo la vita di queste persone, nient'altro.